Come costruire una relazione di fiducia con i nostri figli? In questo video desidero condividere con voi quali sono i 7 principi che ci permettono di comunicare in modo positivo con i nostri figli al fine di costruire una relazione di fiducia. Potete trovare questi consigli nella mia ultima pubblicazione, Le 4 chiavi della comunicazione per costruire relazioni efficaci. Primo consiglio: se qualche comportamento di vostro figlio o di vostra figlia vi fa particolarmente arrabbiare, cercate di non reagire d'impulso. La reazione impulsiva è al 99% sbagliata, perché parliamo attraverso la rabbia, parliamo attraverso la frustrazione, parliamo attraverso l'insoddisfazione, e questo, per quanto il nostro contenuto sia valido, lancia un messaggio negativo nei confronti della persona di nostro figlio. Come si suol dire, trattenere il respiro e contare fino a 10. Secondo consiglio. Il secondo consiglio è di non essere troppo rigidi nella nostra presa di posizione o nella nostra visione sulla vita. La rigidità mentale è il principale problema della comunicazione con i figli, soprattutto gli adolescenti. Il non essere rigidi non significa non avere una presa di posizione ragionevole, equilibrata e soprattutto valoriale, ma significa evitare che la nostra posizione diventi per l'adolescente motivo di scontro, che attraverso la nostra presa di posizione ideologica si senta giudicato, sminuito, ridicolizzato. Quando un figlio sente che parlare con il genitore è inutile, perché tanto il genitore è una sbarra di metallo che non si piega neanche di un millimetro, sapete cosa farà? Rinuncerà a parlare con noi. O, quelli più furbi, ci dirà: sì sì mamma, sì sì papà, sì sì sì, ho capito. E poi puntualmente non seguiranno i nostri consigli e faranno di testa loro. Dite la verità che anche qualcuno e qualcuno di voi da giovane ha adottato questa strategia. Il terzo consiglio è di comunicare regole e limiti in modo equilibrato e flessibile. Dare delle regole a un figlio di 6 anni non è la stessa cosa che darle a uno di 16. È molto utile, quando si danno delle regole e dei limiti, illustrare il principio delle logiche conseguenze, ovvero sia a che cosa l'adolescente andrà incontro nel momento in cui non rispetterà quella regola, detto in altri termini. Piuttosto di essere una caserma che dà delle regole, cerchiamo di essere un Socrate, un Don Bosco, un qualcuno che fa riflettere e che fa prendere coscienza di quali sono le conseguenze, ma per loro, non per noi, del fatto che quella regola, quel limite non viene rispettato. È importante saper negoziare senza cedere, altrimenti si diventa permissivi, ma senza diventare esageratamente rigidi. Vi faccio una piccola confidenza. Mi ricordo una volta in montagna, si usciva, bisognava tornare, non mi ricordo più se per le 11 o per mezzanotte, ma non oltre mezzanotte di sicuro, avrò avuto 15 anni, circa 16, ed ero tornato a casa a mezzanotte e 2 minuti. Mio padre, quando sono arrivato, mi ha guardato e mi ha detto: e sei arrivato 2 minuti in ritardo? Ho provato in quel momento una rabbia così potente, perché sentivo questa davvero come una cosa ingiusta, che ho preso, sono scappato via e sono andato a dormire tutta la notte in garage, nella macchina di mio padre. Dormivo esattamente sotto la camera dei miei genitori, per cui sentivo mia madre e mio padre che discutevano. Fatto sta che io non sono tornato a dormire, e la mattina dopo, quando mi sono presentato, ho trovato mio padre che, invece di essere arrabbiato chissà che, ha fatto finta di niente. Credo che ci sia stata la mediazione di mia madre. Cosa vuol dire questo? Che sì, dare regole, dare limiti, ma attenzione, se diventiamo troppo rigidi, davvero, tutto questo verrà percepito come esagerato, e anche una regola o limite che sono di per sé giusti saranno introiettati come "che rompi i miei". Quarto principio per costruire una relazione di fiducia è mostrare un vero, sincero interessamento per le loro passioni, per i loro interessi. Bisogna che sappiamo entrare nel loro mondo. È un videogioco? Entriamoci in questo videogioco. È un genere musicale che a noi proprio non dice nulla, ma entriamo in quel genere musicale. Potrebbe essere lo sport, potrebbe essere qualsiasi cosa, ma se noi genitori mostriamo un sincero interessamento alla vita dei nostri figli, questi nostri figli si sentiranno accolti, si sentiranno
compresi, e avranno il piacere di condividere con noi, sempre rispettando quella zona di privacy e sempre sapendo che il genitore non può essere l'amico del figlio e non può andare insieme al figlio al concerto, a ubriacarsi insieme al figlio o a comportarsi come se fosse lui un adolescente. La quinta regola è di non fare mai promesse che non si possono mantenere oppure violare i segreti che vi confidano. Quanto è importante che la promessa che il genitore fa sia mantenuta. Se non può essere mantenuta, va detto: non posso mantenere questa promessa perché è successo questo, questo e quant'altro, mi dispiace. Il prima possibile cercherò di mantenere fede a quanto ti ho promesso. Ma soprattutto mantenere i segreti. Se c'è qualcosa che fa perdere fiducia alle nostre figlie e ai nostri figli adolescenti è quando non siamo capaci di ritenere una loro confidenza. Il sesto consiglio è di evitare di banalizzare o ironizzare sulle loro insicurezze, paure e difficoltà. La permalosità è una predisposizione tipica di qualsiasi essere umano, ma negli adolescenti stiamo molto attenti. La nostra ironia, anche fatta in buona fede, può essere percepita come un attacco. La nostra battutina come una grande ferita narcisistica. È davvero importante, soprattutto con gli adolescenti che sono nell'inizio della fase, cioè quella dei 12-13 anni, stare attenti perché il processo dell'autostima non è ancora ben formato. E più un ragazzo o una ragazza hanno una stima di sé bassa, più non sono in grado di accettare una critica, un'ironia, una battutina da parte nostra. Settimo ed ultimo consiglio: non focalizzatevi solo sugli aspetti negativi, ma soprattutto focalizzatevi sui comportamenti positivi. Un consiglio prezioso che io do ai genitori dei corsi Matesis, quelli per imparare metodi di studio, motivazione, concentrazione, eccetera, eccetera, è di astenersi nelle prime 3 settimane da quando inizia il corso a sottolineare gli aspetti negativi, ma a sottolineare esclusivamente quelli positivi. E cosa succede? Che incredibilmente tutti i ragazzi, tutte le ragazze incominciano a migliorare a livello comportamentale. Non è che succedano miracoli, che sia ben chiaro, però il fatto di evitare la sottolineatura della matita rossa e blu, come faceva la mia maestra elementare, errori gravi, errori molto gravi, è un dato che aiuta i ragazzi a sentirsi più considerati. Ognuno di noi ha bisogno di una conferma. Con questi 7 consigli siamo sicuri di migliorare la percezione di fiducia che i nostri figli e le nostre figlie avranno nei nostri confronti. Vi ringrazio dell'attenzione e il viaggio continua. Grazie.